Protagonista della 24esima edizione del Festival Duni, il principe Carlo Gesualdo, uno dei musicisti più importanti della fine del Cinquecento, nato a Venosa, dunque patrimonio lucano. A Palazzo Viceconte due concerti di rilievo internazionale con il complesso di musica antica francese più famoso nel mondo, l'ensemble Les Arts Florissants e il musicista australiano studioso di musica rinascimentale John Greenfield. Gesualdo is a quintessential composer of this period because Gesualdo e Monteverdi sono molto simili. E entrambi hanno delle caratteristiche in comune, ma mentre Monteverdi è il trionfo della parola e non a caso si vedrà la sua direzione sarà verso l'opera e il dramma, Gesualdo lavora sulle armonie. Alcune volte così audaci da perdere quasi il confine di quella che era la tradizione e quindi due strade che si dimarcano e si allontanano sempre più, pur essendo così simili. La musica moderna ha preso un po' da questi madrigali, ci ha lasciato qualche eredità questa musica? Yes, I think that Gesualdo is one of the most influential composers. Mentre al suo tempo era Monteverdi a essere considerato l'avanguardia. Oggi sappiamo che i compositori, soprattutto del secolo XX, del Novecento, sono stati enormemente influenzati da Gesualdo. In particolare pensiamo a Stravinsky col suo assistente Robert Craft. Loro hanno scoperto un mondo e sembrava musica d'avanguardia del Novecento quella di Gesualdo. È stata così forte l'influenza che la sentiamo ancora oggi e ha aperto delle strade straordinarie, non solo la musica profana, anche la musica sacra. Stravinsky ha completato alcune delle sacre canciones di Gesualdo e tanti compositori sono rimasti influenzati. The diatonic and the chromatic harmonies were used in ancient Greece.